Allora, nell'incontro di ieri fra i sindacati dei dipendenti comunali e l'amministrazione comunale a proposito del taglio dei ticket, com'è andato? Muro contro muro. I sindacati hanno abbandonato il tavolo delle trattative perché, come penso un po' tutti conoscete, era in discussione il contratto collettivo decentrato. A quel punto, poiché non c'è stato una corretta relazione sindacale, i sindacati hanno deciso giustamente di bloccare il tavolo, per cui non firmeremo in questo momento alcun contratto decentrato né ci incontreremo a meno che non vengano ripristinate appunto le corrette relazioni sindacali. Ciò vuol dire che prima di organizzare l'amministrazione qualsiasi cambiamento che riguardi non il pagamento del ticket in sé per sé, ma tutto ciò che comporta il rientro, quindi una diversa distribuzione dei servizi, una diversa distribuzione dell'organizzazione della macchina comunale. Tutto ciò è argomento di trattante, ma nessuno ci ha convocato. Per cui a questo punto o veniamo convocati in maniera corretta o al tavolo della delegazione trattante i sindacati non si presenteranno. È il caso di precisare che anche il sindacato di CAP, che possiamo considerarlo il sindacato esclusivo dei vigili, è compatto con le altre sigle sindacali. Perché in questo momento la stipula del contratto decentrato era maggiormente interessante per il pagamento della retribuzione delle reperibilità e delle turnazioni dei vigili, ma anche loro in sede di trattante ieri hanno confermato che non si sarebbero seduti al tavolo per firmare il contratto decentrato. Quindi è un incontro tra sordi. Quali sono le prossime mosse del sindacato se l'amministrazione non dovesse tornare indietro? Il sindacato, come sempre, chiederà il raffreddamento e prassi consolidata, per cui manderemo, se non è stato già fatto dai territoriali, la copia del verbale alla prefettura. Dopodiché aspetteremo man mano quello che succederà.